Cari amici di Milano 1, come vedete siamo collegati col nostro dottore preferito, dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai? Ciao, ciao Paolo. Stiamo ben freschi. Beh, stasera in effetti c'è un po' una discreta arietta. Può andare. E Vabbè, poi. io sono ancora in Germania, anche se di dietro vedete lo sfondo del nostro studio, però è uno studio virtuale, quindi alla fine della fiera riesco a portarlo ovunque. Qua in Germania invece io sono a 24 gradi e mezzo. Oggi ho fatto una bella giornata alle terme, tra l'altro in altura, perché c'è qualche, siamo quasi, non dico in montagna, però un po' in altezza, ma acqua calda tra i 30 e i 35 gradi e acqua calda salata. Sì, acque termali. Sì, ma fa bene, io l'ho fatta, Piero, un Sì, giornata. ottime per fare questo riscaldamento e poi raffreddarsi. No, infatti obbligano a stare nell'acqua calda, ma poi quando esci devi fare la doccia fredda, Sì. proprio come terme, eh? Non è che puoi dire no, no, ma io evito, no, no, tu la fai e la fai fredda dopo, però va benissimo, cioè, onestamente stasera sono proprio rilassato, diciamo. Rimessa Senti, al nuovo. io ho un po' di cose da parlare insieme a te. Tra l'altro, stai seguendo il nuoto, gli europei? Hai visto quante Sì, ma medaglie? anche stasera davano tutti i risultati. Quindi stiamo. Una cosa impressionante il numero. Dunque, sentivo adesso il medagliere italiano, 17 medaglie d'oro, Sì. poi un 12 di bronzo e un 15 15 di d'argento, una argento. cosa. 15 d'argento. E quindi siamo bravi nel nuoto. Sono, ecco. Sì, beh, siamo. Vabbè, ma quando siamo italiani siamo tutti bravi, no? Quando si Sì. vince siamo tutti italiani. Quando si perde, loro hanno perso, Sono. giusto? Vabbè, poi Certo. è ripartito anche il campionato di calcio, quindi alla fine della fiera adesso siamo tutti allenatori di calcio, non si parla più di Covid, giusto? Sì, poi sai, adesso è un periodo proprio di europei, ci sono gli europei di nuoto, gli europei di atletica, giusto appunto in Germania, a Sì, a Monaco, Monaco. ci sono gli europei di ciclismo, sì. Quindi. Sì. E quindi sport a 360 gradi. Certo. Sì, beh, ma va bene, meglio uno sport che non tutta quella banda di balordi. Che tra un po', ecco, avranno tutto quanto lo spazio dedicato a loro. Senti, giorno 15, ieri. Qualcuno mi ha girato via WhatsApp le due pagine della verità. Verità del 15 di agosto, appunto, studio shock sulla prima pagina. Alterazioni nel sangue dei vaccinati, 94% di anomalie nei globuli rossi, presenza di dubbia natura. Poi, vabbè, c'è una intervista che poi ti ho girato, guarderai magari con più attenzione. Però quello che mi fa specie è che comunque alcuni giornali, adesso La Verità è un giornale, un quotidiano importante, e incominciano ad arrivare anche queste notizie, no? Prima sui giornali quotidiani non si vedevano, magari se ne parlavano, anche i direttori della Verità magari già ne parlavano, però diciamo che adesso che viene fuori qualcosa del genere, no? Sai, certamente, man mano che il tempo passa, insomma, ci sono persone dotate di un buon senso e voglia di curiosità, per cui vanno a mettere il naso dove finora non è ancora stato messo e magari salta fuori qualche sorpresino, sorpresone. Quindi si vedrà. Sì. Bisogna poi stare un po' attenti perché poi magari questi dottori li mandano da qualche altra parte, diciamo. No. Certamente, sai, vedi bene che già oggi che hanno presentato certe liste di qualche partito è ben visto qualcuno che si è fatto una grande grossa pubblicità grazie al Covid, tracchete subito, presentato in lista e via andare. Ecco, Sì. qualcun altro a livello così di
che si presenta come grande economista e dice, avanti tutta dentro. E sono cose che succedono in Italia. Tra l'altro, allora, ho seguito, ma non tantissimo, essendo via, più di 100 simboli, quindi voglio dire 101. 101, È ecco, chiamata la carica dei 101. più di 100 simboli Sì. e vabbè, abbiamo già capito tutto. Guarda, ti dico solo che qui in Germania, sia in giugno, luglio e agosto, puoi fare un biglietto con 9 euro. Un biglietto per utilizzare tutti i mezzi pubblici e tutte le linee dei treni regionali, cioè non quelli ad alta velocità, però potenzialmente tu con 9 euro il mese di agosto giri tutta la Germania e tranquillamente è pieno di gente tedesca che è in giro con la bicicletta, lo zaino e usa questo biglietto qua. Al posto di prendere la macchina, stanno girando praticamente tutta la Germania con la bicicletta, lo zaino. E si fermano a dormire negli ostelli, negli alberghi, anche negli alberghi. Non è che qua dove sono io Sì. stasera ci saranno 50 biciclette fuori. Sono tutti marito e moglie o marito moglie con i figli che si muovono solo col treno, con questo biglietto qua da 9 euro. Noi questa roba non ci arriveremo mai, non lo so. Mi dispiace perché. È di là da venire, ma poi sai, in Italia ci sono tante montagne per cui la gente in bicicletta non può tanto spostarsi. Sì, è Sì, vero. Io adesso sono qua in montagna comunque. no. Va bene, dai. Senti, altra cosa che volevo discutere un secondo con te, un secondo, quello che serve. Dopo 50 anni, l'Accademia chiede scusa a Piccola Piuma. Nel 1973, notte degli Oscar, dopo il discorso fu insultata, fischiata. Anche perché lei aveva fatto un discorso che aveva condiviso con Marlon Brando, che aveva deciso di non prendere quel premio. Quindi, però adesso, dopo 50 anni, le chiedono scusa. Ti sembra giusto? Eh sì, l'Academy è quella dei premi Oscar, ecco, Sì. tanto per essere così ben informati, informare bene. Certamente 50 anni, beh, sai, è un paese democratico, c'ha i suoi tempi, no? Non puoi pensare 5 anni, ecco, 15, 20 anni, 50, perché bisogna pensarci bene, prendere la decisione democraticamente. È quello. Certamente questi farabutti delinquenti che hanno proprio altro che fake news, adesso parlano di fake news, ma ti rendi conto per quanti decenni, per un secolo, sono andati avanti a costruire queste fake news sui cosiddetti indiani d'America pelle rossa che erano considerati dei terroristi, quando invece li hanno macellati, massacrati, sterminati, altro che la Shoah degli ebrei. Questa qua è stata 100 volte la Shoah degli ebrei. Chissà quanti milioni ne hanno fatti fuori. E non è che si sono ritrovati poi alla fine uno Stato, ecco, con tutte le considerazioni, e che poi si sono trovati anche grosse, diciamo così, forniture di armi, addirittura armi nucleari, e via dicendo, no. Pelle rossa sono stati sterminati e basta, segregati Delle così, riserve. in riserve. Il Papa è andato in Canada, ha chiesto scusa per tutti i crimini e gli abusi, ecco, commessi ai danni di queste popolazioni, ma sarebbe ora che venissero restituiti giustamente i territori ai legittimi proprietari. Vedi Certo. bene, ci sono gli ebrei che richiedono che la Palestina deve spettare a loro perché era loro quel territorio lì 2000 anni fa. Cosa dovrebbero dire appunto i cosiddetti indiani nativi americani, pelle rosse, indiani d'America? Ecco, quei territori che non sono passati 2000 anni, sono passati 200, 150, 100 anni, ecco, e via dicendo. Però di questo non se ne parla. Gli stati democratici non possono permettersi di essere così democratici alla fin fine. Devono essere paragonati ai nazisti, perché forse neanche i nazisti ne hanno fatti fuori così tanti come ne hanno fatti fuori questi cosiddetti paesi democratici. Sì, certo. Vabbè, comunque guarda che ci sono delle persone che mi scrivono, ma perché non dice al dottor Mozzi di candidarsi in politica?
Ma non penso che tu abbia voglia di buttarti in politica. Sì, ma ci avevo pensato una volta, volevo, ma poi sai, ho detto, ma con tutte le cose che ho da pensare, poi adesso pensa a te, pensare a una campagna elettorale con questa situazione così critica con la siccità, che guarda, ho finito mezz'ora fa, che praticamente era quasi buio per andare a finire di sistemare le innaffiature. Poi devo dire che, sai, il partito che fonderei sarebbe ispirato a Cecco Angiolieri, quindi quello là, se fossi fuoco, brucierei il mondo, se fossi vento lo tempesterei, quindi non lo so, un partito sì, si potrebbe fare, ci avevo pensato, è un po' di tempo che ci pensavo, volevo chiamarlo il lanciafiamme, ma poi Va magari, non so. bene, va bene. Quindi 102 saranno i simboli, Sì. dai. Beh, però poi Va bene. adesso vediamo perché sai com'è la storia, che poi le persone devono, i gruppi, i partiti, questi simboli, dietro devono avere un tot di firme Sì. che, per poter poi essere regolarmente iscritti. E il nostro bravo Presidente della Repubblica è stato così bravo, attento, oculato e democratico, che cosa ha detto? Tracchete, crisi di governo, va bene, tra 2 mesi elezioni, che così quelli che devono raccogliere le firme, immagina te, devono fare in 4-4 ore in periodo balneare, in periodo proprio di vacanze, in pieno agosto, sarebbe stato almeno corretto avere un mese in più di tempo per le nuove formazioni, quelli che non hanno già, che magari hanno anche solamente quattro gatti rappresentati attualmente in Parlamento e che hanno messo giù uno straccio di partito, partitino, vero oppure fasullo, e per loro non c'è questa necessità di raccogliere le firme. Invece altri Certo. devono fare e sottoporsi a questo proprio macello Certo. della raccolta firme. Sì, il nostro bravo presidente le ha studiate tutte. Vedremo come andrà a finire, dai. Sì. Senti, c'è anche un'altra questione. Bambini palestinesi uccisi, da un razzo vagante. Questa è un'informazione che sapevi del Sì, 7 ma l'ho enero. sentito che ci sono dei razzi che lì in quella parte del Medio Oriente, nella parte est del Mediterraneo, ci sono dei razzi vaganti che nessuno sa bene. Ma saranno quei delinquenti, farabutti, terroristi dei palestinesi, saranno loro che si divertono ad ammazzare i loro bambini. Sì. Secondo te, vorrei mica che sia lo Stato ebraico di Israele, no? A bombardare, ad ammazzare i bambini, quando mai? Loro Certo. hanno imparato dalla storia, no? Che certe cose non si fanno. Sì. Scherzando, non scherzando, la storia è così ed è questa la storia tremenda, che hanno addossato la responsabilità fino all'ultimo addosso ai palestinesi della Jihad islamica, dicendo che il razzo l'avevano messo loro in rampa di lancio, è andato avanti, poi è tornato indietro. Manco fosse stato un razzo fatto come un boomerang, perché magari sai, adesso la tecnologia permette di fare anche i razzi a boomerang, per cui ecco, il razzo è partito, invece che andare verso Israele, è tornato indietro e ha ammazzato 5 bambini proprio piccoli piccoli. Ma poi, siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, inevitabilmente sono stati costretti dall'evidenza dei fatti, costretti a dichiarare che sono stati loro, è stato un razzo dello Stato ebraico di Israele, a massacrare questi bambini. Ma negli ultimi bombardamenti sono morti, ne sono morti un bel po' di cose, di bambini. Perché nell'ultima storia sono morti 48 palestinesi, di cui 17 bambini, quelli lì 5 in un colpo solo. Pensa a te se fosse stato a parti invertite, se per caso veramente un razzo palestinese avesse ucciso 5 bambini di Israele. Ma sai che cosa si sarebbe scatenato? Avrebbero raso al suolo Gaza, avrebbero occupato tutto quanto.
avrebbero cacciato in mare o sotterrato tutti i palestinesi che c'erano in circolazione. Eppure nessuno, e tu vedrai nessuno, né l'ONU, negli stati cosiddetti democratici, con quello il portabandiera, sia gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, ecco, l'Unione Europea, la NATO, tu vedrai se c'è qualcuno che dice una parola, se c'è qualcuno che dice a Israele no, basta, adesso è ora di dire basta, è ora che tu non fai più quello che stai facendo, di occupare, annetterti, massacrare, macellare, bombardare. Come niente fosse, nessuno. Quelli che baccaiano, sai come si dice? Baccaiare, baccaiare quelli che vuol dire abbaiare, fare casino. Quelli che baccaiano per quanto riguarda la situazione tra Russia e Ucraina, adesso nulla, tutto va bene. Israele si annette sempre più parti di Palestina, li occupano, ci mettono i loro insediamenti e nessuno deve dire niente, nessuno. E nessuno può andare a mettere il naso lì dentro, nessuno, neanche a controllare quante armi atomiche hanno, quante armi chimiche hanno, compresi le armi non consentite, ecco, come appunto bombe a grappolo, fosforo e via dicendo, i gas tossici, nessuno. Nessuno può mettere il naso in quel lembo di terra, nessuno può dire nulla. È veramente una cosa vergognosa. A fronte di quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, lì invece, a danno dei palestinesi, stanno avvenendo delle nefandezze impensabili. E tra l'altro sono messi in atto da un popolo che avrebbe dovuto imparare dalla storia che certe cose non si fanno. Visto che continuano in modo proprio esasperato, sempre a menzionare, a ricordare ogni volta l'occasione buona per tirare fuori questa storia della Shoah, di quello che hanno sofferto gli ebrei, dicendo, e avrebbe dovuto insegnargli che certe cose non si mettono più in atto, che bisogna imparare il rispetto di tutti quanti. Niente, come niente fosse. Ma sai, poi appunto il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e prima o poi i nodi verranno al pettine anche per questa nazione. Già a maggio, non solamente adesso, già a maggio vennero uccisi 53 palestinesi, di cui 14 tra bambini e adolescenti. Perché pare che siano molto ambite le vittime giovani dei palestinesi, perché dicono se facciamo fuori dei vecchi, probabilmente oramai sono destinati a morire, ma se tagliamo le gambe alle giovani leve, praticamente tagliamo le gambe al futuro di quel popolo, Certo. a cui non è permesso di avere un suo stato. Pensa a te, hanno permesso di avere uno stato al Kosovo. Pensa a te. Al Montenegro, 500.000 abitanti, al Kosovo, 1,5 milioni di abitanti, hanno bombardato persino uno stato come la Serbia in modo illegale, illegittimo, senza nessun parere favorevole dell'ONU, per permettere la nascita di uno stato delinquenziale, ecco, stato mafioso, stato di traffici loschi, di denari, di droghe, di armi, tutto quanto come il Kosovo, e non è pensabile, possibile che sia lecito mettere in piedi lo Stato di Palestina che è sempre esistito, insomma. Niente, non si può. Va bene, vedremo un po'. Certo. E succede, succede. Sì. Pensare che, insomma, la storia avrebbe dovuto insegnare tante cose, no? Per cui un popolo quando dice di aver subito quello che appunto dicono che ci sono stati 6 milioni di persone che sono state uccise, dovrebbe imparare che bisogna comportarsi in modo corretto, perché poi magari prima o poi la storia, ecco, i cicli ricicli si possono ripresentare e magari non è detto che adesso la ruota della fortuna è girata verso una direzione, ma può essere che prima o poi magari quella ruota cambia direzione e poi apri il cielo.
Ecco, potrebbero riscatenarsi delle cose terribili, terrificanti, forse ancora più terribili di quelle che ci sono state. Anche perché la potenza delle armi è cambiata rispetto a quello di una volta, Mamma quindi mia, voglio dire, mamma mia. quindi. Certamente è cambiato. A proposito, vedi che sono stati bravi quelli dell'Academy, ossia dei premi Oscar, a scusarsi con questa piccola piuma, perché il nome tradotto sarebbe Little Feather, ecco, piccola piuma, Sakin, piccola piuma, stupendo il nome. Ecco, e si sono scusati. Ma tu pensi che i cosiddetti alleati, gli angloamericani, si siano scusati con tutte quelle località che hanno raso a suolo? Il 20, sabato prossimo, tra pochi giorni, ecco, tra 4 giorni, ci sarà l'anniversario della strage di Vesimo, questo piccolo paese sperduto nella foresta della Valborecca, praticamente 32 morti. Proprio un casino di feriti e nessuno ha mai chiesto scusa, mai. Oppure nessuno ha mai detto abbiamo sbagliato, possiamo fare qualcosa per riappacificarsi, per fare apparire che quello è stato un errore e non una cosa volontaria di cui ho molti dubbi. Niente. Sono passati 78 anni, oramai tra pochi giorni sono 78 anni, e nulla è stato fatto, nulla è stato detto. Io mi sono sentito in dovere di raccogliere fondi per, come segno di risarcimento per quello che è stato fatto a Vesimo, nonostante non fosse ancora nato, quindi che non c'entrasse proprio un bel niente, ecco, raccogliere fondi per restaurare il tetto della chiesa di Vesimo, che è stato così messo in sicurezza, rimesso a nuovo, e mi sono sentito io in dovere di portare avanti questa raccolta fondi, proprio per dire che bisogna fare qualcosa per questo piccolo borgo. Ma Certo. poi sono andato a vedere perché c'è quel paesino, un altro paese un po' più grande, in provincia di Alessandria, Villa Alvernia, che è a 10 km da Tortona, che sono andato a vedere sulle cartine. Ma sarà in linea d'aria a 40-50 km da Vesimo, per cui lì praticamente ci avevano preso sulla mano. Probabilmente c'era qualcuno che si divertiva a fare queste stragi, questi bombardamenti. Il primo dicembre 1944, quindi praticamente erano passati 3 mesi e 10 giorni, alle ore 14 in pieno giorno, si è scatenato l'ira di Dio. 12 aerei, pensa te, 12 aerei, sganciarono più di 100 bombe su questo piccolo paese che contava all'incirca 800 abitanti. Pensa te che roba. Hanno fatto 114 cadaveri tra i civili, non c'era nessun militare, nessuno, né tra i nazisti, né tra i fascisti, niente. E 235 feriti, praticamente quasi raso al suolo il paese. Certo. E non hanno mai chiesto scusa. Ma credimi, ma cosa ci vuole da dire? Abbiamo sbagliato, c'è stato un errore. E è doveroso proprio rendersi conto che si è sbagliato, che quello che è stato fatto è stato un grave, gravissimo errore. È anche un segno di riconoscimento, qualcosa di utile che può servire una piccola comunità, un piccolo comune come Villa Alverni, adesso, ancora adesso, a distanza di quasi 80 anni, potrebbe servire per far capire che non c'era una volontà assassina e omicida, che si è trattato di un errore fatale, che però io su questi errori non ci metterei la mano sul fuoco. Certo. E poi ce n'è oramai, se ne viene a sapere in continuazione. Sì. Villa Alverni, sarebbe bello un gemellaggio, visto che sono in linea d'aria distanti così poco tra Villa Alverni e Vesimo. Sì. Pensa, Villa Alverni lo conosco perché mio nonno era di quelle zone lì, quindi Ah, alla davvero? fine della fiera. Sì, io lo conosco. È Tortona, vicino a Tortona. Comunque invito le persone che vogliono venire sabato
Sabato Avesimo, che è nel comune di Zerba, questo piccolo borgo bello, che tra l'altro c'è questa immensa foresta, ecco, della Valborecca, e alle ore 11 c'è la messa e poi c'è il passaggio al luogo dove vennero sganciate le bombe. E poi se qualcuno vorrà potrà sostare, lì c'è una brava trattoria della Trattoria Zuffi, se no ce n'è un'altra anche appena sotto a Zerba, sede del comune, che magari potranno permettersi qualche trasgressione in Quel cucina. Ecco. giorno lì non guardiamo niente, non guardi niente, quindi va bene, è tutto, si può fare, dai, per una volta si può fare. Ok. Senti, ho anche un po' di domande da casa, perché comunque il tablet ce l'ho, quindi allora, intanto volevo ricordare, perché se no mi dimentico, ci sono anche delle nuove tue facce su Facebook con solite rotture di scatole, solite pubblicità menzogniere. E quindi ricordiamo che Come si tutte. chiama? E come si chiama il cardione questo? Sì, bravo. Questo C'è una. prodotto Sì, cardione. sì. Ho visto delle robe nuove, diciamolo subito, perché qualcuno poi mi ha scritto: ma questo prodotto? No, allora, il dottor Mozzi non vende nessun prodotto su Facebook e su tutti questi social dove usano la sua faccia per vendere dei prodotti che niente, non c'entra niente. Quindi è tutta una presa in giro, una È un imbroglio, è appropriazione un indebita, imbroglio. No, no, non è un preso in imbroglio. giro, è un imbroglio. È un imbroglio spaventoso che Certo. solamente uno stato come quello attuale italiano può permettere che ci siano queste situazioni. Ecco, quindi al massimo trovate il libro del dottor Mozzi, il nuovo libro del dottor Mozzi, che guarda, c'è una persona che ho trovato a Berlino che l'ha preso, mi ha riconosciuto e mi ha detto di salutarti Ah, e ha pensa. preso il libro e mi ha fatto vedere il libro. E quindi va bene, ero in un parco, è arrivato con la bicicletta, mi fa: ma lei? Sì, sono io che faccio col dottor Mozzi, è arrivato col libro, va bene. Gli ho detto: io non posso firmarglielo, non è che il dottor Mozzi lo deve firmare. Va bene. Allora, una signora d'età 95-64 dice: non voglio dire il nome perché sennò poi mi riconoscono, va bene. Altezza 1,57 m, pesa 57, gruppo AB. Ha raucedine, sensazione di costrazione della parte alta della gola, ha la tosse secca sia di giorno che la sera e dice: io ho fatto il Covid a gennaio 2022. Cosa si può fare per sistemare un po' questa situazione? Sì, ma la raucedine, la tosse secca, che poi la tosse secca, quando è passato un tot di tempo, quel muco, quel catarro che sembra che faccia proprio rinsecchire la gola, è come se fosse un velo appiccicato alla gola, poi man mano si scolla e diventa una tosse col catarro che si muove. Comunque, la raucedine dipende essenzialmente dal reflusso gastrico. E lo stesso la tosse. A digiuno è ben difficile che ci sia raucedine e tosse. Quindi è una storia che oramai le persone avrebbero dovuto capire, valutare, e se lo prendono in considerazione quando succede questo fenomeno della raucedine, se scrivono che cosa hanno mangiato in precedenza. Ecco, lo possono capire. Certamente, magari le persone di gruppo B hanno delle reazioni immunitarie un po' più lente rispetto agli altri, per cui potrebbe essere che si possano sovrapporre, ecco, le reazioni a degli alimenti che sono stati introdotti nel primo pasto e poi magari succede che vengono introdotti altri alimenti nei pasti successivi. Quindi ci può essere un po' di miscellanea. Ecco, negli alimenti che possono causare quel problema, però se stanno attenti lo sanno. Per quanto riguarda le raucedine, possono vedere, possono provare con qualche seme oleoso, che ce ne sono tanti, adatti al gruppo AB, oppure con un frutto secco a nocciolo, come potrebbe essere una bicocca secca, un dattero, una prugna secca, da masticare bene la polpa e poi tenere il nocciolo in bocca. Il nocciolo crea salivazione e la saliva
magari permette di migliorare tantissimo la situazione all'interno dello stomaco. E comunque deve stare un po' all'occhio, c'è un po' di sovrappeso, perché 1,57 m d'altezza per un 57 kg, insomma, almeno 3 o meglio 4, anche 5 kg sarebbe opportuno proprio vedere di ridurli. Non è saltato un po' la voce quando tu hai letto l'età? È Non... del 64, 9 60. maggio 1964. Quindi 58 anni, certo. Sì. Meglio alleggerirsi ancora un po'. Va bene. Allora, qua invece c'è Sì, Marco. non è che sia un sovrappeso spaventoso, però è un discreto sovrappeso. Ok. Qui invece c'è Marcello che ci scrive, 10 novembre dell'82, da Gallipoli. Allora, dottore, io non utilizzo zucchero e non mangio frutta, ma continuo ad avere male alle ginocchia ormai da 6 mesi. Sono alto 1,76 m, peso 66 kg. Pratico ciclismo amatoriale, per quello è il problema delle mie ginocchia. Cosa può fare? Gruppo del sangue? Il gruppo è A, scusa. Sì, spero che non usi tè, soprattutto il tè comune, il tè nero, il tè deteinato. Spero che non usi pomodori. Devi stare attento magari anche all'uso eccessivo di semi oleosi. Noci, nocciole, mandorle, arachidi, semi di zucca e semi di girasole, perché se usati in eccesso potrebbero causare forme infiammatorie. Non so se beve degli alcolici, vino o altri, attenzione anche a quelli. Certamente quando uno ha una caratteristica di quel tipo lì, i dolci, gli zuccheri, il cacao, il cioccolato, se riuscisse a farli sparire sarebbe decisamente meglio. Certo. Ma i semi oleosi è meglio evitarli d'estate e poi d'inverno se ne possono mangiare un Sì, po'? certamente, certamente d'estate sarebbe opportuno proprio ridurli all'essenziale. Ecco, certamente per un gruppo A, noci ed arachidi, sarebbe proprio opportuno evitarli d'estate. Certo. Va bene. Piero, io cosa dire? Tanto poi ci vediamo il 26 sicuramente, adesso perché ricordiamo un po' gli appuntamenti, no? Il 20 l'hai già detto te, c'è Vesimo. E poi invece il 26 Lerici, appuntamento a Lerici, giusto? 26 all'Erici, sì, che magari vediamo, è il giorno anche che si fa la luna nuova di agosto. Quindi vuol Ecco, dire che ancora. piova? Ma vediamo un po', prima o poi questo tempo non potrà andare avanti all'infinito con questa siccità, anche perché adesso questa siccità determina poi dei disastri, delle botte di acqua impressionante, grandinate, vento, cadono millimetri su millimetri d'acqua, ecco che alla fine si è visto dove colpiscono, creano poi dei danni Eh sì. impressionanti, Sì. senza che magari poi la terra ne tragga beneficio, perché quando viene così forte l'acqua scorre via, non penetra, non va a fondo. Certo. Poi ci sarà da stare attenti perché adesso la terra, gli strati, ecco, della terra, del terreno, praticamente con questa siccità tendono proprio ad asciugarsi e ci sono gli strati di argilla che quando l'argilla si retrae, praticamente, ecco, è facile che si tiri dietro gli strati soprastanti. Poi quando questa argilla di nuovo si impregna di acqua, è possibile che si gonfi e quindi crea dei sommovimenti del terreno, addirittura che crea degli scivolamenti, perché l'argilla quando poi diventa
diventa bagnata, diventa molto scivolosa, quindi gli strati soprastanti possono scivolare su quelli di argilla creando movimenti franosi non da poco. Adesso già lo vedo, anche noi qua a Mogliarse, vedo come è cambiato in questi mesi di siccità proprio l'andamento del terreno. Vabbè, ma non ha mai piovuto nel mese di agosto? No, qualche giorno sì. Ah, proprio una cosa minimissima. Quando nelle previsioni del tempo vedevi che mettevano pioggia tot millimetri, a un certo punto piogge consistenti, piogge abbondanti, poi alla fine niente, niente di niente. Certo, va bene. Quindi, allora, appuntamento il 20 a Zerba per la ricorrenza e poi invece il 26 di agosto a Lerici al Parco Scelli, giusto? Parco Scelli, Sì, via poi Paolo se Mantegazza. qualcuno vorrà, se qualcuno Prego. vorrà venire a Vesimo, ecco, e che hanno, io ci sarò e come, perché l'ho garantito al bravissimo parroco Don Enzo Magnici, che ha più di 85 anni, ecco, se le persone hanno il libro e che se lo prendono dietro, ecco, uno scarabocchio con il mio nome e cognome, glielo faccio volentieri, visto che mi sono reso conto che ci sono tante persone che ci tengono di avere una filmettina sul libro. Vabbè, dottor Piero Mozzi è il dottor Piero Mozzi, eh? Non è che stiamo parlando di. Mozzi è uno con la Eh, barba e stop. Basta. va bene, dai, va bene. Allora, io dovrei tornare il 19 sera. Se non sono cotto cotto, il 20 sono su da, a trovarti. Va bene. Ok, quindi non penso di esserci, dai, non Proposito posso di Piero, mancare. vedi che è mancato anche Piero Angela, aveva già una Ah, sì. buona e valida età. Ecco, nelle dichiarazioni che sono trapelate, ecco perché al di là di tutte qua le testimonianze, gli encomi e tutto quanto, è saltato fuori che lui ha combattuto per tanti anni con dei problemi di salute. E di cui però non si è saputo nulla. Alla fine, cercando un po' qua, un po' là, pare che fossero problemi legati forse alla colonna vertebrale o a discopatie e robe del genere, che poi facilmente, ecco, un uomo di scienza come Piero Angela avrebbe potuto e dovuto magari indagare a fondo e non considerare le malattie come un maleficio divino, Certo. magari indagando anche in altre direzioni, non solamente quelle della cosiddetta scienza ufficiale, Sì. perché c'è la scienza ufficiale, poi ci sono anche altre scienze, quelle meno Anche perché. ufficiali, più legate al mondo empirico, legate al mondo pratico, che magari possono essere altrettanto valide. Certo. Va bene. Piero, io ti Piero ringrazio. Angela, tanto per dire, le discopatie facilmente sono sempre legate all'uso di latte e derivati del latte, perché tu sei abbastanza giovane, ma quando era l'inizio della sua carriera, Piero Angela, che mi ricordo che faceva l'inviato da Parigi, aveva il viso butterato da un'acne spaventosa. Io questo non me lo ricordo, devo essere. E se tu andassi a rivedere un po' di foto d'archivio, se ci sono, me lo ricordo, c'era allora la televisione ancora in bianco e nero, e quindi perché lui, avendo 93 anni, era del 29, si vede, quindi negli anni 50, da quando è comparsa la televisione, insomma, attorno alla fine degli anni 50 e 60, ecco, mi ricordo questo volto molto contrassegnato da tutti questi, ecco, sfoghi cutanei, Certo. come quelli del cacciatore Cassano. Ecco, siamo lì. Ecco, Ah, sì. è presente Sì, ho Cassano, presente. proprio Sì. rovinato, rovinato dall'acne. Lo stesso Piero Angela. Va bene, va bene. Io mi ricordo i documentari fatti da lui sulla natura, però l'inviato da Parigi onestamente non me lo ricordo.
quindi Sono abbastanza, ormai gli anni passano inesorabili, ormai ce ne ho già 72 e mezzo, quindi un po' di cose. E poi ho questa memoria che è sempre andata, tra l'altro, insieme all'attenzione, e sono sempre andati a fissarsi, a focalizzarsi su dei problemi di salute delle persone. Quindi mi sono rimasti alcune cose, mi sono rimasti impressi in un modo incredibile, come appunto l'acne di Cassano o l'acne di Piero Angela o altre problematiche. Ma sai, guarda, prima di chiudere, una curiosità di una signora che mi ha scritto l'altro giorno e ho detto poi gliela chiederò in trasmissione quando sono con lui, però non ce la faccio, la curiosità è tanta. Questa signora dice, ma il dottor Mozzi quanto studia ancora tutti i giorni? Perché è un pozzo di scienza e hai sempre la risposta per tutto. Sì. Ma più che studiare, magari ho il tempo magari di pensare, perché quando vado ad esempio a innaffiare, ecco, o vado a zappare, ecco, lì la mente è libera, poi soprattutto se sono da solo, per cui non sono inesorabilmente, inevitabilmente non sono impegnato a discutere con altre persone, a parlare con altre persone, e allora lì la memoria, la mente, il pensiero va verso tutta una serie di cose che magari per altri non è così facile avere la possibilità di trovarsi a pensare, a ragionare, a meditare. Ecco, sai, la zappatura è una meditazione dinamica, ecco, anche l'innaffiatura. Intanto che innaffi, Sì. perché tante cose si possono innaffiare, ad esempio, con le canaline, quelle che rilasciano l'acqua goccia a goccia. Ma altre inevitabilmente li devi innaffiare proprio magari a spruzzo, e non puoi neanche farlo con degli strumenti, pompe e pompette, devi farlo tu manualmente, visto magari le Certo. dimensioni di quell'appezzamento di terra e via dicendo. Certo. E poi l'agricoltura non è un mestiere facile, eh. È duro, eh. L'agricoltura ti fa ragionare, è quello lì che io devo ringraziare proprio la storia di essere venuto a vivere qua a Mogliazze, di avere la passione per l'orticoltura, per la coltivazione degli orti, che è quello che ce l'ho avuto a cominciare dall'età di 17 anni, ecco, quando c'era in ballo, ecco, 17, 18 e anche avanti, quando tanti giovani della mia età si impegnavano nelle proteste. Per il 68 io mi impegnavo, ecco, con la vanga, la forca, la zappa e via dicendo. E poi Certo. sì, anche nelle proteste poi mi sono impegnato, ma più che proteste nel cercare di fare delle cose utili, di utilità, ecco, perché non ho mai, come tuttora, ecco, poi va bene, adesso man mano che gli anni vanno avanti divento sempre più intrattabile per certe cose. Ecco, non sopporto le proteste fino a se stesse, sopporto le proteste magari che contengono anche tante cose valide dal punto di vista pratico o diciamo, che possono dare degli spunti per delle vie d'uscita diverse, alternative o di aiuto, di solidarietà, e via dicendo. Certo. Come la questione della guerra oggi in Europa, dai, cioè non esiste, se uno ci pensa, questa guerra qua non dovrebbe neanche esistere, no? Sì, ma infatti, ma è oramai chiaro e lampante che dietro ci sono degli interessi di questi stati farabutti e delinquenti, proprio soprattutto gli anglo-americani, che sono loro che, ecco, se la suonano e se la cantano e tirano dentro anche gli altri paesi balordi, ecco, dell'Unione Europea, perché sarebbe sufficiente una visione un po' più ragionata da parte dell'Unione Europea, ecco, la Certo. storia sarebbe già finita, perché ormai è chiaro, evidente, lampante l'interesse americano di mettere in crisi la Russia. Non esiste questo qua, solamente chi è cieco e sordo, ecco, non riesce a capire, se no Sì. oramai è più che evidente. Certo. E poi si vedrà. Va bene, Piero, grazie.
Grazie Sì, per questa sera. va bene. No, grazie a te Paolo, sempre del tuo impegno. Guarda, sei in giro per la Germania e ti viene in mente sempre di fare questi Te l'avevo incontri del detto che il martedì. martedì non volevo andare avanti a Esatto. farlo, quindi l'appuntamento rimane vivo e andiamo avanti fissi. Anzi, ti dico, il 99% penso di essere anche il 20 con te a salutare, ad essere presente a questa ricorrenza importante e poi ci vediamo il 26 alle ERICI perché voglio fare le riprese della tua conferenza. Ok? Va bene, sì. Grazie Piero. Ciao, un saluto a tutti quanti e vediamo che cosa succede. Va bene. Va bene. Grazie a tutti. Ciao Piero, grazie Ciao, mille. ciao, ciao. Grazie a te. Ciao.